si deprezza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro-dollaro quota 1,1305 dollari, con la prima area di supporto e vista 1,1266. Si contrae la produzione industriale dell'eurozona nel mese di settembre, registrando un calo mensile dello 0,3%. Il biglietto verde è in calo sullo yen. Il cambio dollaro-yen scambia a 113,15 con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 112,92. Il PIL giapponese ha subito una brusca frenata nel terzo trimestre dell'anno, con un decremento dello 0,3%, in linea con le stime degli analisti. La sterlina scende sul biglietto verde a quota 1,2810 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di supporto visto in area 1,2697 dollari. Le attese di ulteriori aumenti dei tassi da parte della Fed potrebbero generare nuovi spunti rialzisti per il dollaro americano. L'euro in crescita nei confronti dello yen. La coppia scambia a 127,93, con la prima area di supporto vista a 127,50. La produzione industriale giapponese, a settembre, è risultata in calo dello 0,4% su base mensile, nonostante la politica monetaria ultraespansiva.